Male. Un altro meraviglioso prodotto delle colline guianesi è il grano. In realtà è un prodotto abbastanza inusuale in gelateria, lo stiamo sperimentando da alcuni giorni. L'abbiamo fatto bollire per alcune ore per poi utilizzarlo cotto, come in questo caso. Abbiamo preparato precedentemente una miscela composta da latte fresco e panna fresca marchigiani, rigorosamente, ricotta, zucchero, tuorlo d'uovo con della splendida vaniglia del Madagascar. Inseriamo poi la miscela nella macchina per la mantecazione finale, a cui va aggiunto per ultimo il grano cotto. Ma il gelato di Agugliano non finisce qui. Queste sono le pesche tabacchine unite alle fragole del nostro territorio, del comune di Agugliano. Con questa frutta riusciamo a fare un buon gelato di frutta in cui le componenti sono l'acqua, gli zuccheri e gli stabilizzanti. Stabilizzanti naturali con semi di guar, semi di carruba e semi di agar agar, che sono anche dei buoni antiossidanti. Con la frutta secca, mandorle, noci e cacao riusciamo a fare anche un ottimo gelato di creme. Il componente principale è il latte, ma io direi anche i latti, perché possiamo utilizzare anche del latte di capra che va bene per gli intolleranti al lattosio e gli allergici alle proteine del latte vaccino. Importante il latte di capra perché viene chiamato appunto lo spazzino del colesterolo, in quanto va ad aggredire il residuo di colesterolo. Qui accanto a me ci sono dei ragazzi degli istituti alberghieri italiani che vengono qui ad Agugliano a perfezionarsi nel centro studi del gelato. Questi ragazzi sono il fiore all'occhiello della tradizione italiana nel mondo. Al gelato alla pesca tabacchina andiamo ad aggiungere del vino lacrime di Morra d'Alba. Una volta miscelato, il tutto lo versiamo in un bicchiere. A questo aggiungiamo uno spiedino dei moscioli di Porto Novo ed ecco un ottimo aperitivo.